Io penso che sarà un primo tema che verrà affrontato. Una delle questioni che, perché è un tema importantissimo, la cittadinanza da una parte non si regala, è un tema, è un fatto prezioso per una comunità e quindi bisogna avere delle regole per cui la cittadinanza possa essere acquisita ed è anche un elemento di integrazione. Dall'altra parte noi abbiamo il tema dei minori e dei bambini, che sicuramente è una questione importantissima, che sono il nostro futuro. Ecco, la questione di come si è avvicinati alla norma a fine legislatura, purtroppo si era creato, io l'ho sempre detto, un tema di scontro così forte che una norma che deve essere votata da una maggioranza ampia del Parlamento, che vada oltre la maggioranza del governo, non poteva essere fatta con la fiducia, perché questo avrebbe costruito un elemento di divaricazione ancora più forte. Io penso che questo sia un tema da inizio legislatura e che non possiamo assolutamente eludere, perché è di fronte alla nostra quotidianità. Io sono un alleato in questa coalizione, sono leader di una forza politica che si chiama Civica Popolare, ma sono anche il candidato all'uninominale di tutti e sono aperta all'ascolto e soprattutto ad una grande collaborazione per portare avanti il programma migliore per gli italiani. Dobbiamo veramente fare in modo che l'Italia non vada a mano agli estremisti e agli incapaci dopo 5 anni di lavoro per uscire dalla crisi economica. Ed è stata una grandissima emozione e spero, insomma, di partire anche con il piede giusto dal punto di vista spirituale. Questa è una festa importante per i modenesi ed è stato un modo anche per me di avvicinarmi alla città e di parlare con le persone, di entrare in contatto con lo spirito di questo territorio, che è uno spirito che unisce due aspetti: uno, le grandi eccellenze, l'innovazione, un livello industriale tra i primi in Europa, e dall'altra parte una grande capacità di equità, di solidarietà e di stare vicino ai più deboli. E questo è un po' stata anche la mia missione in questi anni, quindi per me è un onore essere candidata in una città che è una città di eccellenza europea. E posso dire una cosa: non posso cambiare il mio certificato di nascita, ma sicuramente ci metterò tutto l'impegno e tutta la competenza e la concretezza che ho per dare il mio contributo a questa città. Io credo che questa terra abbia bisogno di essere aiutata a essere valorizzata sempre di più. Una cosa che ho dimostrato in questi anni, ho preso il modello emiliano come un modello della sanità a livello nazionale, penso alla questione delle liste d'attesa, ed è incredibile che una regione che esprime tanta eccellenza e una città, un collegio come questo dove ci sono i siti industriali più importanti d'Europa, spesso venga considerata una provincia. Ecco, dobbiamo fare in modo che una provincia come questa sia al centro della politica italiana. Questo è un tema che ho affrontato e che mi sta molto a cuore durante il G7. Sono stato il primo ministro a livello mondiale che ha messo in un summit internazionale il tema dei cambiamenti climatici legati alla salute, e ho fatto dell'Health City, cioè della salute della città, uno degli programmi di agenda dell'Italia, non solo di questo periodo ma della prossima decade. Questa è la vera sfida: come coniugare sviluppo e sostenibilità al tema dell'ambiente e delle nostre città, che vuol dire non solo combattere l'inquinamento, rendere le città neutre dal punto di vista energetico, così si costruiscono anche nuove economie, ma nello stesso tempo fare in modo che la città diventa strumento di salute. Pensate alla sostenibilità per gli anziani, per i non autosufficienti, noi saremo sempre di più persone anziane, e il tema dei bambini, dell'infanzia, della salute della donna, quello che mangiamo, la qualità del nostro stile di vita. Ecco, in questo Modena sicuramente può essere un esempio e essere anche avanti rispetto alle altre città italiane. Io penso che se noi togliessimo questo dall'argomento, dal tema della paura, no? O del tema che ha più spaventato in questi anni i cittadini, lo riportiamo all'interno invece di politiche mirate, innanzitutto rispetto alla legalità, rispetto alla condivisione e rispetto anche a come fare politiche di integrazione che ci permettano di convivere serenamente. Bisogna farlo abbassando un po' il tono e occupandoci dei problemi, delle misure concrete, stando vicino alle esigenze delle persone. Questo è molto un tema anche del Partito Democratico, che ha fatto le sue scelte in base alle questioni del proprio partito. Io sono un candidato nell'uninominale e sicuramente cercherò di fare nel mio meglio per tenere unita tutta la coalizione e cercare di guardare oltre per vincere.